risultati e sono contento perché venivo da 2 anni in allenamento tripolato, quindi volevo tornare a essere protagonista e ho scelto Cesena apposta per quello. Ho avuto varie situazioni. All'inizio, oltre alla bella squalifica, forse non ero neanche tanto pronto fisicamente, un po' patito. Come ho già detto, devo dire che dopo, quando è arrivato Bisoli, sotto tanti aspetti mi ha dato una grande mano e dopo sono riuscito a entrare in condizione, a trovare il gol e per dire fino alla fine del girone d'andata, inteso come Natale, così stavo bene, stavo molto bene. Dopo abbiamo lavorato ancora meglio e l'inizio è stato, sempre per la personale, molto buono. Ho avuto quell'intoppo che alla fine poi era uno stiramento, anche se pur lieve, che però tra tutto io parlo sempre anche per un conto dei giochi, poi come t'alleni anche tutto, quindi alla fine mi sono tirato dietro per un mese che non stavo realmente bene, è stato un mese e anche quel mese lì l'ho un po' ripetito, poi dopo sono tornato a star bene e poi alla fine del campionato, sai, non è che conta tanto secondo me, soprattutto per un attaccante, come giochi o come non giochi, ma conta come sei decisivo, non decisivo, perché alla fine conta i punti. E quello sono riuscito adesso e quindi quello sono molto contento. Poi alla fine il bottino di gol è stato buono, poteva essere di più, poteva essere di meno. Cioè è anche vero che quello dopo, il rigore, un gol a Crotone che c'era, ho giocato, se vogliamo, tante partite non ho giocato, se vogliamo tutte le presenze tra infortuni, squalifiche e così. Quindi sono... Sì, però di quelle 36 lì molte di minutaggio sono diverse, cioè da 45 minuti sono molto meno, per dire, se guarda quella 45 minuti. La giornata più bella è Lanciano, oppure quando hai rotto il Ramadan con il Grosseto, quella è la giornata da ricordare, forse Lanciano? Sì, ma guarda, beh, io dico sempre che la giornata per me è molto bella, ma più che per me, perché tanto leggo sempre alla squadra, è stato Castellammare, all'andata. Perché? Era un momento, secondo me, un po' un frangifrutti della stagione, perché venivamo dopo l'Empoli. Era un momento che anche a livello societario non si sapeva bene. La squadra era in difficoltà, siamo andati giù 2 giorni con molte assenze e una partita che venivamo dall'Empoli che era andata malissimo. E 2 volte in svantaggio in un campo nel secondo tempo a Castellammare. Io penso che poche volte ho visto recuperare in quel campo 2 gol e anche conseguirò un punto, una partita così, però quello è stata secondo me un bel weekend. Anche per la squadra, dici? No, sì, soprattutto per la squadra, perché poi dopo, anche vero che dopo lì, fino a Natale, bene o male, non è che ci siamo tirati fuori, quello l'abbiamo fatto dopo a gennaio per le vittorie un po' a fila, però bene o male lì c'eravamo, poi perdevi, lottavi, cioè, però bene o male dopo c'eravamo anche a livello di gruppo, soprattutto a livello di gruppo. Io credo che l'importante, non l'importante, sia una questione di rispetto. Cioè, e il mister questa qualità ce l'ha sicuramente e lo dimostra in tante cose. Quello che è più importante per un giocatore è il fatto che chi secondo lui sta meglio gioca, a prescindere da quello che è tutto il contesto. Quindi detto questo, il mio rapporto con Bisoli è stato buono proprio per quel motivo lì. Lui ha una grande capacità che è quella di saper leggere, oltre al valore del giocatore, leggere proprio la situazione, quella gliene ha dato sicuramente dato, e lui, soprattutto nei miei riguardi, insomma, vedeva tante volte se io stavo bene o stavo male. Poi adesso, vabbè, lasciando stare con la partita con Verona, che sì, è stato un fatto, anche lì era sempre che io venivo da quell'infortunio, dopo l'entrata, dovevo giocare per la fine, però il discorso col mister è stato buono sotto quell'aspetto lì, perché un rapporto chiaro, diretto, e non è che se io una cosa da dirgli, una cosa da
va con un rapporto sano, vero, e dopo è ovvio che quando sei chiaro non è che uno se la prende o ci rimane male, assolutamente, quando sei chiaro è anche quasi bella a volte scontrarsi, perché dopo sai che sei chiaro, sai che finisci lì, sai che le cose vanno avanti nel modo come devono andare avanti, i rapporti sani e veri.